E quindi con questa macchia, perché il film non ha color correction, questo sono molto contento di dirlo, perché molte volte il cinema dell'oggi contemporaneo pensa che la luce si possa ricreare in post-produzione, in un lavoro successivo, ma quella luce in realtà è solo un duplicato dentro un bunker digitale. Il cinema è ancora un lavoro attivo con la luce. E allora abbiamo costruito questo apparecchio proprio per girare. Hello and welcome. My name is Christina Nord. I'm the head of the Berlinale Forum, an independent section of the Berlinale run by the Arsenal Institute for Film and Video Art. It is my great pleasure to welcome Fabrizio Ferraro, the director of La Veduta Luminosa, The Luminous View. Hello, Fabrizio. Hi. Hello, how are you? Bene, bene, bene. Well. It's good to And you? meet you. I'm good, and it's good to meet you. Sì, sono molto contento e onorato di far parte di questo forum berlinale così particolare in questo anno. Mi dà gioia. I'd like to start right away with the questions. Some of them are a little bit general, but we are going to get more specific in a very brief time. My first question, I think, is a quite tricky one. What's your film about? And if you could limit yourself to two sentences, that would be wonderful. In due sentenze, la prima potrei prenderla da Hölderlin, che ripeteva sempre un motto greco, che vuol dire uno e tutto, en kai pan, uno e tutto. E l'altra, che è principalmente un film d'amore sulla insostenibile bellezza del mondo e degli esseri umani. How did the idea come up? What was sort of like the process behind or the process of conception of the film? L'idea del film nasce durante un percorso lungo, da un po' chiedere aiuto in un periodo di grande difficoltà. Per noi, per questa civiltà, in un'epoca di passaggio come questa, chiedere aiuto, soccorso ai poeti, al loro modo di riuscire a dire l'indicibile, riuscire a dire, a materializzare quelle sensazioni che viviamo e a volte non riusciamo ad esprimerle con la lingua. Fred, sì? Abbiamo fatto una pausa. No, no, it's shitty weather. When are you going to join us? When? No, it's really getting very difficult, Fred. I want to help you, but I don't know what to do. I cannot speak with him. I don't know. No, I don't even understand what he says. No, he doesn't even speak about work. I was very much impressed by the artistic and aesthetic choices you take in the film. There are quite a lot of them which are remarkable and outstanding, and I'd like to learn more about it. And I think the first thing that really struck me was the way you use out-of-focus areas in the images. Maybe you could say a couple of words about doing this. Sì,
Molti anni fa, in altri progetti, in altri film, lavoravo molto su un'immagine completamente di piatta, di superficie, dove tutto era a fuoco. E ovviamente era in stretta connessione con il tipo di ricerca e di film che si tentava di fare. Mentre in questo, e anche da un po' di anni, cerco di far sì che venga meno questa differenza tra l'oggetto e chi guarda, cioè tra due differenze, ma che ci sia una luce più avvolgente. E appunto, come dicevamo prima, con la sentenza di Hölderlin, dove ci sia una sovrapposizione di elementi tra l'uno, la singolarità, la persona e il mondo. E la luce in realtà che ci avvolge, che non è solo davanti, ma è anche dietro, di traverso, sopra, sotto. E questo produce questo tipo di effetto. The light was also something I perceived as very, very special, very interesting, that there was really some kind of very special luminosity in the film. Sì, appunto per quello che si ricercava di creare un luogo sospeso di luce, appunto dove le parti stessero insieme. Per far questo, insieme anche all'operatore, abbiamo dovuto costruire proprio una macchina apposta per il film, dove la luce non arrivasse mai diretta nell'obiettivo, dove l'obiettivo non faceva altro che raccogliere una danza, veramente una danza luminosa, cioè una danza di luce che finalmente prendeva tutti gli aspetti contemporaneamente e poi li riportasse a noi in un abbraccio totale, infinito. E quindi con questa macchina, perché il film non ha color correction, questo sono molto contento di dirlo, perché molte volte il cinema dell'oggi, contemporaneo, pensa che la luce si possa ricreare in post-produzione, in un lavoro successivo, ma quella luce in realtà è solo un duplicato dentro un bunker digitale. Il cinema è ancora un lavoro attivo con la luce. E allora abbiamo costruito questo apparecchio proprio per girare. The next question is related to the time structure of the film, because I also had the feeling that there is something very particular about it. And maybe you could say a couple of sentences about the time structure. Sì, la struttura è ovviamente, molte volte pensiamo che le cose abbiano una struttura lineare, ma i tempi, poi soprattutto per un film che si intitola La veduta luminosa, i tempi sono sovrapposti. Quello che abbiamo avanti, poi in una struttura circolare come quella della luce, e poi lo ritroviamo di dietro. Quindi inevitabilmente le cose sono me meno lineari di quelli che ci appaiono quotidianamente, e gli eventi non hanno questa successione così scandita temporalmente, perché le cose poi si condensano in un punto soltanto, dove il passato, il presente e il futuro poi emergano in quella condizione appunto della veduta, anche che ci indica Hölderlin nel suo poema Die Aussicht, appunto in Die Ferne, in lontananza, dove tutti i tempi si sovrappongono. E anche perché poi molte volte noi siamo preoccupati, angosciati per il futuro, ma in realtà poi la vera preoccupazione non è data dal futuro, ma da quello che viene dal passato. Hölderlin, of course, is a very important reference point for your film, and you already mentioned his name and his poetry a couple of times during this conversation. And maybe you could go a little bit more into detail about your particular
relationship to Hölderlin and to his poetry. Sì, come dicevo prima, penso che ci sia proprio necessità di entrare in dialogo con i poeti in generale, in questo caso con Hölderlin, anche e soprattutto per chi vuole attraverso le immagini, il movimento, stimolare un processo di visione, chi fa film, come me. Holden sia fondamentale. E penso tanto a Holderlin, appunto, prima ho citato l'ultimo suo poema Die Aussicht, all'Holderlin che si affaccia dalla torre di Tubinga verso il mondo. Penso che sia una dimensione che abbia proprio a che fare con il cinematografo, con la condizione meravigliosa e privilegiata del cinematografo, non tanto del film in sé, ma proprio del luogo del cinema, che permette di avere delle presenze vicinissime, però in lontananza, in die ferne, come dicevamo prima, delle presenze sono appunto presenti ma assenti in questo spazio vuoto del cinematografo, dove tutti gli elementi della nostra vita appaiono distanti, ma mai così poi in realtà li sentiamo così vicini. E paradossalmente quello che sembra così lontano poi inevitabilmente diventa profondamente vicino ed intimo. Mentre a volte il cinema invece è ostaggio della lingua e del tentativo di dire, di definire e di circoscrivere le cose. E mentre, appunto, grazie alla veduta, a questa visione, in realtà si aprono proprio il processo di visione, che è un processo che ha in sé molteplici elementi. Last year in Portugal, Senhor Emer. My neighbor's sister was stuck in the fire inside the forest, and I really don't want to be inside the forest right now, so. Please. I'd like to learn more about the relationship between Hölderlin's state of mind. He fell ill a long time before he died, and he spent, I think, nearly 30 years of his life in that tower you already mentioned in Tübingen. And he, as far as I know, he was no longer seeing himself as Hölderlin, but more he gave himself the name of Scardanelli. And the state of mind Signore Emmer finds himself in. There is a connection, I guess. Sì, la domanda è veramente interessante, centrale per il film. Sì, c'è sicuramente una connessione profonda, intima. Il signor Emmer, quando arriva appunto in Foresta Nera, nei pressi di Tubinga, è un po' come se riprendesse il camminare tipico di Hölderlin. Camminava attraversato l'Europa a piedi prima di rinchiudersi in quella torre, proprio in questa ricerca di abbracciare le cose, di sovrapporsi alle cose, di non essere quasi separato o rinchiuso in un corpo, ma riuscire appunto a sentire simultaneamente tutti gli aspetti della vita. È un po' una
fuga continua e infinita, anche quella che fa in questo caso nel film anche il signor Emmer, ma che fa anche qualsiasi tipo di autore, di cercare di scoprire attraverso delle opere, di ritrovarsi nell'opera, ma poi l'opera proprio che lo allontana, perché l'opera diventa altra cosa, lo allontana da quella sua, dal tentativo di ritrovarsi e specchiarsi in un'opera. Un po' come Holdren che si è dovuto mettere al margine del mondo, nella sua torre, per incontrare finalmente una condizione, uno stato del mondo. I'm really looking forward to meeting you in June and continuing the conversation. It's been a little delight watching the film. I was very happy to see it, and I'm very happy that it's part of the program. Thank you very much. Thank Take you. care. Thank you.